stai bene? Non disturbarmi, Sue, per favore, sto cercando di connettermi. Con chi? Con i miei slime antenati. Sammy, ma questo è il mio caricabatterie. Beh, dai, come faccio a comunicare con i miei antenati? Mi dispiace, ma stai sbagliando tutto. Troveremo uno specialista in comunicazione con gli spiriti ancestrali. Sul serio? Ci sto? Quando? Seguimi. Ciao ragazzi! Oggi trasformeremo una bambola in un abitante del pianeta Pandora. Pandora? Stai parlando della leggendaria tribù Navi? Ragazzi, avete visto Avatar? È la storia di un lontano pianeta Pandora dove vive la tribù Navi. Questi esseri possono comunicare con gli spiriti attraverso le piante. Oh, andiamo, Sue! Non vedo l'ora di vedere il mio guru! Gli antenati non possono aspettare! E guardate! Eccola qui, Sammy! Ciao! Questo è lo specialista della comunicazione con gli spiriti ancestrali? Non ci posso credere! Hai ragione, per adesso non ci assomiglia. Ma possiamo rimediare, sai? Cominciamo con la pettinatura. I Navi hanno i capelli diversi. Passami il cesellatore, per favore. Oh, faremo qualcosa di interessante! Cosa incideremo? Dobbiamo soltanto pulirle il viso. Ragazzi, state attenti quando usate questo strumento. Sembra strana, ma voglio vedere come viene. Non sarà così alla fine. Soltanto quando avrò finito potrai darmi la tua opinione. E se non ti piacesse, Sammy? Dopo che hai colorato Yoda con l'aerografo, niente può sorprendermi. Mia signora, che bel teschio che hai! È il complimento più strano che abbia mai sentito. Adesso dobbiamo spogliarla. Mi scusi, signorina. Sì, hai notato qualche cambiamento in me? Ah, vuoi essere una Monster High? In un certo senso ci stai anche bene. Ma dici sul serio? Evviva! Vado a sistemarmi i capelli. Va bene, l'abbiamo pulita e adesso possiamo passare alla parte principale. La bambola non somiglia affatto ai Navi. La differenza principale è il colore. Quindi coloriamola tutta, che ne dite? Ciao di nuovo, cosa stai facendo? Sammy, è soltanto la testa, concentrati! Abbiamo bisogno di qualcosa per applicare la base acrilica. Qualche idea? Accidenti, mi hai spaventato! Che ne pensi di questa? No, non la mia spugnetta per il trucco. Non è la prima volta che cerchi di fregarmi. E questo l'abbiamo usato per creare Baby Yoda! Grazie, Sammy. Beh, non ci avevo pensato, sai? Sta venendo bene. Adesso copriamole il corpo con la base. Sue, non credi di aver confuso i colori? Deve essere blu scuro. Non correre, Sammy. Lo faremo tra un po'. Torneremo presto, ragazzi. Rimanete sintonizzati. La base si è asciugata e possiamo continuare. Cosa dobbiamo fare adesso, Sammy? C'è molto da fare! Dobbiamo fare un intervento di chirurgia plastica! Nessun problema! La colla a caldo ci aiuterà! Con la colla possiamo facilmente cambiarle la forma del naso! Bisogna solo fare attenzione! Oh, e se anch'io mi cambiassi qualcosa? No, sono già fantastico! Che dite? Date un pollice in su se siete d'accordo! Fatto! Passiamo alla parte più importante! Coloriamo la bambola di blu per renderla proprio come una dei Navi! Ci posso credere, tutta la vernice che ho! Oh, cosa non si fa per comunicare con gli antenati? Allora, quanto manca? Aspetta, Sammy, ho appena cominciato. La vernice deve asciugarsi, sai? Usiamo un asciugacapelli, sarà più veloce! Aspetta, niente asciugacapelli, fermo! Farò attenzione! Rimetti a posto il phon. Accidenti. Ok, cerco di sbrigarmi. Sono comunque stata lenta. Sammy, potresti cercarmi i dettagli per le decorazioni?
abbiamo bisogno di molte pietre. Pietre? Dove posso trovarle? Va bene, lo farò. Mentre Sammy cerca, noi aggiungeremo alcuni dettagli che i navi hanno sui loro corpi. Farò dei tratti sottili per tracciare una linea in questo modo. Fatto! Guardate come sta avvenendo bene! Assomiglia nei tiri? Dipingiamo il corpo della bambola allo stesso modo. Figo! Io sono tornato, ho portato tante pietre. Hai fatto? Fammi vedere. Sammy, ma che cos'è? Hai detto pietre, eccole qui, proprio come mi hai chiesto. Ah, intendevo pietre e perline per l'artigianato. Perché hai tolto le pietre dall'acquario? Ops, errore mio. Ho disturbato Sloem per niente. Devi riportare tutto indietro e tranquillizzare le tartarughe. Soltanto poi continueremo. Ancora qualcosa. Sì, gli occhi non mentono. Ha bisogno di grandi occhi verdi. Per prima cosa coloriamo di bianco l'intero occhio. Oh, Susan, i navi ti danno il benvenuto. Ti vedo. Ti vedo anch'io, Sammy. Sei proprio accanto a me. No, non capisci. Ti vedo come i navi. Ricordi quel detto del film? Ah, e il loro saluto rispettoso? Allora anche io ti vedo, Sammy. Ecco, ti manca questo. Adesso va meglio. Sì, non male, ma non mi sembra così bella come vorrei. L'aggiusteremo più tardi. A proposito, mi hai ricordato diversi dettagli. Sul serio? Oh, intendi i puntini bianchi? Esatto. Altrimenti lei non sembrerà reale. Fatto! Ho disegnato anche i puntini sul corpo. Adesso le coloriamo le labbra di rosa. Serve un po' di rosa in mezzo a tutto questo blu. Ma piano, rimanendo entro le linee. È importante non macchiarla, ragazzi. Come va, Siwa? Hai bisogno di aiuto? Sammy, penso che dovrai rinunciare alla tua pettinatura. Cosa? I miei bellissimi capelli! Siwa, sei crudele! Ecco qui. Non posso guardare! Ragazzi, chiedete a un adulto di aiutarvi qui. Le cuciremo i capelli in testa. Dai, Sammy, non preoccuparti. Qualunque cosa accada, è per il meglio. Insomma, hai finito? Ho paura di aprire gli occhi! Ah, non ancora. Ma credo che manchi poco. Ok, Sammy, puoi toglierti la benda. I capelli sono fatti! Aggiungi questo! Nei tiri aveva delle perline nei capelli! Grande! Lo farò subito! Ah, scommetto che sarà bellissima! Mettiamole qui! Perfetto! Bene, bene! Oh, quante perline sono rimaste! Vediamo! Dobbiamo aggiungere delle piume! Ok, torno subito! Va bene! Nel frattempo le farò le orecchie più appuntite! Solo un pochino... Ok, adesso lasciamola asciugare. Siu, quale collana ti piace di più? Oh, sono tutte meravigliose, Sammy. Scegli tu. Wow, sembra proprio nei tiri. Non vedo l'ora di connettermi agli spiriti. Presto sarà pronta. Vediamo. Manca ancora qualcosa di molto importante. Penso di sapere cosa. Ci siamo dimenticati la coda? Hai ragione, Sammy. Come ho fatto a dimenticarmi la coda? Non dobbiamo mica pescare, a che serve? Devi sapere tutto? Aspetta e vedrai. Sei diventata così riservata, Susan. Saremmo una grande squadra di spionaggio. Ok, la base della colla e le vernici. Cominciamo? Con questi faremo una coda lunga e flessibile. Dottore, quale operazione eseguiremo oggi? Sono pronto per aiutare. Stiamo trasformando una semplice bambola in un navi. Ricordate di fare molta attenzione quando usate il trapano, ragazzi. Adesso dobbiamo incollare la coda. Così. Bene, bene. La coda è di ottima qualità, mi piace. Sì, io penso che abbia bisogno di vestiti. Cosa indossavano i navi? Immagino che del tessuto andrà bene.
qualcosa tipo... Tipo questo? Penso che sarebbe fantastico! Perfetto, Sammy! Spero che tu non l'abbia preso da qualcosa di importante? Che cosa? Perché dici così, Susan? Sono consapevole della tua creatività, sai? Ad ogni modo, assicuriamo il tessuto con questo spago. Sì, o forse dovrei avere anche io una coda? Perché dovresti avere una coda, Sammy? Sei fantastico così! E se gli antenati non comunicassero con me a meno che non ne avessi una? Penso che vedranno quanto sei dolce e comunicheranno con te lo stesso. Beh, se lo dici tu. Ma se fallisco, sarà solo colpa tua. Ok, mi sembra giusto. E adesso abbiamo bisogno degli accessori magici. Capitano, credo che abbiamo un problema. Non ricordo dove le ho messe. Nessun problema. Sono sicura che saranno in giro. Vai a cercarli ed io farò una lancia per lei. Dobbiamo sbrigarci se gli antenati andassero a letto presto. Forza! Dubito che gli spiriti vadano a letto, ma Sam è inarrestabile. Guardate, dopo il colore, la lancia sarà esattamente come l'arma dei navi. La bambola è quasi pronta. Iscrivetevi al nostro canale per non perdervi le trasformazioni. Accidenti! Trovati! Ha messo la camera sotto sopra. Sei appena in tempo, Sammy. Lei è pronta. Vostra maestà, lascia che... La ricerca degli accessori non è stata una perdita di tempo. Spero che tu abbia ripulito tutto il casino, Sammy. Posso discuterne con te più tardi? Adesso dobbiamo occuparci della principessa. La bellissima figlia del leader navi è pronta. Sammy, qualche progresso? Non riusciamo a trovare l'albero giusto, nessuno risponde, cosa c'è che non va? Penso che Neytiri abbia un'idea. Che cosa? Che sta dicendo? Immagino che per comunicare con gli spiriti del nostro mondo sia meglio usare questi alberi. Stai scherzando? Davvero divertente, Neytiri. Dai, credo che la prossima volta sarà quella giusta. Sammy è così entusiasta. Ragazzi, non fate i pigri. Dateci un mi piace e iscrivetevi al canale. A presto, ciao ciao!